Bentornati ragazzi. Ciao amici. Episodio 229. 229. Vegeta. Abbiamo Sprite. Un Vegeta incazzosissimo. Malvagio fino al midollo. Che vuole solo uccidere Goku. E adesso vediamo cosa succede se Goku reagirà, se lo fermerà e se riuscirà a salvare tutti, perché Vegeta ha già ucciso un po' di persone allo stadio. Volevi dire appunto, volevo spiegare. Prima del video ci sarà una piccola introduzione della mia esperienza con Dragon Ball. Se vi interessa restate, se no passate avanti, dura sui 5-10 minuti. Sì, è interessante ragazzi, se poi volete conoscere meglio appunto l'esperienza in generale sua, perché appunto questi video li facciamo anche perché è lei che sta guardando Dragon Ball. Ed è interessante, secondo me è bello. Se appunto la trovate da adesso in poi, se volete skippare potete saltare tranquillamente, se no per il resto ci vediamo alla puntata. Ciao ragazzi. Hai Majin Vegeta? Ah no, ok. Il traego. Mi piace questa versione perché ricorda anche un po' Majin Vegeta. È figo. Però non è cattivo come Majin Vegeta. No, qui è buono. Però è... lo vedrai nel super. Ma perché tu hai letto già il manga? Sei al giorno col manga? No, adesso non sto più leggendo perché voglio un po' di sorpresa. Appunto. Però quando sono uscirà l'anime? Per tre saghe sono le ho lette. Ma quando uscirà l'anime? Non si sa ancora, non c'è niente di ufficiale. Difatti, io non vedo l'ora. Lì, raga, tutti sul pezzo. Sì. Poi appena esce il nuovo episodio di Super, io veramente non vedo l'ora. Entro lì dobbiamo essere a giorno con... cioè dobbiamo aver visto almeno il GT, che secondo me ce la facciamo. Sì, tanto questo abbiamo quasi finito, ci manca 60 di episodi. Sì, il Super l'abbiamo visto. Il Super l'abbiamo visto. Sì raga, io ho avuto un'esperienza in realtà non è così a cazzo, perché Kakarot, una infarinata della storia. Ho iniziato col gioco di Kakarot che mi ha, diciamo, conoscevo già Dragon Ball perché ormai è un anime iconico, però sai, non l'ho mai guardato con attenzione tutti gli episodi, lo vedevo ogni tanto alla tele, sì, a casa quando ero piccolina, no? E poi mi ricordo che tu mi hai fatto vedere il film di Broly. Che cazzo è sti capelli blu, no? Non ci no, raga, vi devo spiegare il film di Broly. È stato... la prima volta è stato pazzesco. Cioè, non la reaction che avete visto. No, ovviamente. No, la prima volta che gliel'ho fatto vedere non esisteva il canale, non c'era niente di tutto ciò, non c'era la community, niente. Io l'ho fatto giocare... anzi, addirittura no, forse prima di Kakarot. Allora sì, io, raga, proprio... il film è uscito nel 2019. Senza conoscere la storia... io le ho detto, tu devi vedere questo film, è fighissimo, perché comunque il film di Broly di Dragon Ball Super è fighissimo, è animato da Dio, è fatto bene, è figo. Però raga, la differenza, perché non essendo dentro la storia, no, e non sapendo niente, ha guardato il film ma si è addormentata dopo mezz'ora. Dopo 40 minuti si è addormentata, no? E c'erano le scene praticamente... no, aspetta, siamo riusciti ad arrivare all'incontro fra Goku Vegeta con Broly, è la prima battaglia Broly Vegeta, che io penso che sia uno dei momenti che mi ha gasato di più di tutti, ma erano 20 anni che non mi gasavo così tanto per Dragon Ball. E lei si è messa a dormire tipo proprio in quei momenti più o meno. E poi mi ricordo che dicevi tipo, Madonna, ma questo solo urla, no? Perché però li urla tutto il tempo, no? Che non mi ricordavo. Dal fuori una persona che non sa niente ci sta anche, sì, ok? Ci sta tutto, perché secondo non, me. Sì, non ti affezioni alla storia, non conosci l'atteggiamento dei personaggi, dinamica, non conosci passato dei personaggi, sì, e ci sta. Non sai neanche perché, io non mi ricordo una roba che mi ricorda, che tipo, cioè non sai perché c'è quel Super Saiyan God, esatto. Cioè per me era blu, esatto, rosso, giallo, e quindi... è anche brutto, esatto, non ne capisci la motivazione, qui dici vabbè, si qua si trasformano, vincono, urlano e basta. Però non mi ricordavo che mi ero addormentata. Poi soprattutto questo film dove finalmente ti fanno vedere un po' la storia di Freezer che arriva sul pianeta Vegeta, tante cose che non abbiamo visto, il passato di Saiyan un po', no, anche Bardock e così, per noi è molto importante, che aspettavamo da anni, no? E frega un cazzo, ma ci sta, perché non le aspettavo, perché non era del mondo. E è stato bellissimo vedere la differenza per me personalmente, la reaction della seconda volta che abbiamo fatto insieme, di cui trovate sul canale, su Patreon e tutto, dove lei sapeva la storia a grandi linee, sapeva tutto, sapeva più o meno cosa ci si poteva aspettare, nel senso le emozioni che ti trasmette Dragon Ball, e lì se l'è goduto veramente. Decisamente, sì.
E io ho visto sincerità proprio in te, cioè non è stato qualcosa di forzato, cioè ho visto proprio che ti è gasato, no? As always! È stato bellissimo vedere questa differenza. Immagino. Questo vuol dire che appunto chiunque se gli fai vedere bene la storia, magari a uno può magari non piacere, ma a uno Sì, ma infatti per si può raccontare, prendere. visto che era partito il racconto della mia esperienza con Dragon Ball, dopo questo in realtà poi penso che ci avevi rinunciato. Dopo nel 2020 è uscito il gioco di Kakarot Sì, esatto. e lì mi ha proposto, ma perché non proviamo a giocare insieme? Abbiamo provato anche per, sai, comunque unire un po' la sua passione del gaming con me, Fare no? Con la qualcosa sua ragazza. insieme, sì. Allora abbiamo iniziato a giocare e lì mi ricordo che già innamorata di Gohan. Subito, quando parti a controllare Gon all'inizio, lei, oh Dio, che bel E poi è bambino! stato bello anche perché io ho iniziato a prendere un po' più di manualità col joystick, che non è scontato per una persona che non gioca. Il joystick, ragazzi, è la cosa più difficile da gestire. E poi mi era piaciuta anche la storia, no? Allora da lì è nato il proviamo a guardare Super. Abbiamo detto proviamo a guardare Dragon Ball Super, Ah, così perché andiamo avanti con la la storia storia. di più o meno Z l'avevamo vista, anche se ovviamente su Kakarot, che è un gioco, è molto più conciso. Allora abbiamo guardato il Super, in tutto questo ancora proprio il canale non c'era. E non mi ricordo Il se avevamo super ci siamo guardato tutto guardati. tutto o avevamo saltato magari quelle saghe. No, abbiamo No, guardato l'abbiamo tutto. guardato tutto Però e le prime due saghe che hanno di cui hanno fatto anche due film. Quindi la prima saga del Battle of... scusate, quella dove arriva Bills sul pianeta lì e Goku sblocca il Super Saiyan God la prima volta, non mi ricordo come si chiama, Battle of Gods forse. Abbiamo Ah, guardato sì. il film direttamente per saltare la saga, che poi non è neanche un film di Super, c'è scritto Dragon Ball Z, però vabbè. Ok. E poi abbiamo guardato l'altra saga del Ritorno di Freezer, dove c'è il Ok. Super Ah, Saiyan blu. E sì. lì così abbiamo saltato due saghe. E poi siamo partiti con Black, forse, Sì, può essere. che è già una cosa interessante. Sì. E quindi niente, poi abbiamo guardato Dragon Ball Super tutto, che lì mi ha casato un sacco, soprattutto l'ultimo il Torneo del Potere, bomba Bellissimo. pazzesca. E allora abbiamo detto, ma già che adesso ti sei presa, che ti piace Dragon Ball, eccetera, recuperiamo Dragon Ball Z, no? Perché, cioè, bisogna fare il pacchetto completo, no? Sì. E allora abbiamo iniziato lo Z, ancora prima, cioè in realtà appunto abbiamo iniziato a guardarlo, poi dall'episodio forse 140, non mi ricordo più, dai primi episodi che trovate sul canale, abbiamo iniziato anche a fare le reaction, lì facevamo già le reaction dei set probabilmente. Sì. E abbiamo deciso di iniziare questa avventura, diciamo, anche con voi per creare questa community che in realtà ci sta piacendo tanto. Non ce l'aspettavamo così Non tanto, però è ci stato aspettavamo, bello. però è proprio bello. E niente, l'intenzione adesso è dopo lo Z guardare il GT, perché comunque, anche se non è canonico, è parte della storia di Dragon Ball, importante. Assolutamente. E poi, ovviamente, con calma, bisogna guardare anche Dragon Ball. D'obbligo. Il primo dragon bellissimo. Io mi ero letto i manga addirittura prima di guardare l'anime. Quindi ragazze, Bellissimo. state sul pezzo, mi raccomando, iscrivetevi se non siete iscritti perché arriveranno tutte le reaction dello Z e Sì. di Dragon Ball. Ecco, calma, ovviamente dobbiamo finire questo, abbiamo altri progetti in programma Devo e dire che ad eccetera. Quando oggi mi pento di non aver aperto il canale abbiamo guardato il Super? episodio 1, ma già Z, no? Oh sì, già super, però avrei fatto Sì, bene con anche delle cose perché meglio. se passate tipo, non so se l'hai messa anche su YouTube, ma tipo su TikTok c'è proprio la mia reaction. Quella di Goku che si Mamma trasforma in mia. Super Saiyan non c'è perché non l'hai filmato, però Mamma, c'è quella in cui raga. io mi in cui io vedo per la prima volta Vegeta che si trasforma in Super Saiyan. Stato E bello. ragazzi, cioè quella è veramente la mia reaction, no? Capisci? Per poi chi scrive che faccio finta o non No, so che ma cosa perché tu hai scrive. vissuto proprio la sua sofferenza, perché in quella saga Vegeta soffre tanto, Cacchio. perché Trunks e Goku sono Super Saiyan e lui non riesce a capire perché non riesce, ma soffre un sacco, si allena un sacco, non Difatti riesce. lì, ma non Cioè, so se l'hai messo anche su YouTube uno short forse. ho messo lo shorts su YouTube e difatti lì hai vissuto quello che abbiamo vissuto noi, quando lui si trasforma Raga, più in... se siete interessati passate a scrollare un po' i short, probabilmente sarà uno dei primi. È il primo, mi E quindi sembra. vi faccio immaginare anche un po'. Sì, quello è un peccato, purtroppo non si può tornare indietro perché farla adesso non sarebbe la stessa No, cosa, ormai l'ha ovviamente. visto.
ormai è andata così, però per gli altri anche, mi dispiace anche per Super, perché mi ricordo soprattutto durante il torneo del potere Bei ci momenti. sono stati veramente dei bei Sì. momenti. Eventualmente valuteremo se guardare giusto quegli episodi più emozionanti, giusto per... Possiamo, ho pensato appunto, come dice lei, ho pensato ragazzi che potremmo fare i momenti più epici, rivederceli, perché anch'io li vorrei rivedere. Esatto. O magari gli episodi più epici, guardarlo per intero così a cazzo. Ma vediamo, non si Vedremo. sa. Sicuramente arriverà GT e Dragon Ball, perché quello Esatto. voglio proprio io in primis vederli, avere il pacchetto Ci completo. sta. Sono contento di questo. E niente, dopo Niente. 10 minuti di intro. Questa è la mia esperienza con Dragon Ball. La condividiamo con voi, visto che ormai da un po' che stiamo facendo reaction, così almeno Ci siamo sta. sul pezzo. Ci sta, ci sta. Diteci ragazzi la vostra esperienza con Dragon Ball, se è simile o se avete Se iniziato. siete un po' più in ordine rispetto a Se me. avete iniziato 20 anni fa, come appunto quasi O se ci tutti. sono dei giovani che hanno Sì. iniziato a guardarlo con noi. Brava. No, tanti ho visto che ci sono tantissimi ragazzini che magari i loro genitori di adesso, sai, sono vecchi fan di Dragon Ball che hanno avuto figli adesso. Cioè, tipo come me, se magari a 25 anni avessi fatto un figlio, gli avrei visto adesso un po' di Dragon Ball con lui, no? E No, no, magari ma lui. noi quando faremo i figli, appena avranno un'età 4, 5, 6 anni, si parte con tutte le saghe di Dragon Ball. Stai scherzando? Bisogna farle una cultura. sì. Quando saranno piccoli, mettiamo giù le canzoni. Certo! No, No, vabbè. ma ti insegna Sì, è Dragon Ball. comunque bello. Poi, secondo me, è giusto portarlo, Sì. continuarlo a raccontare nella storia, perché immagino Vero. fra 100 anni magari sarà solo un racconto, vedremo. Vero. Possiamo iniziare, direi. Ho fatto un bel buco, Madonna mia, pazzo veramente. Qui si mette male, devo fermarmi. direi. Sarà un vero piacere vederti in ginocchio, caro. Mamma Non mia. capisco, mi vedi che è così strano. Che diamine sta facendo? È uscito completamente di senno. È troppo figo. Cioè, è cattivo, ma è troppo figo. Cioè, non c'è cazzo da dire. Cosa ne pensi? Sì, sono Sincera, eh? d'accordo, no, sono d'accordo. Sull'estetica, così. Sono d'accordo, sì. Ok. Ma loro adesso stanno andando nella casetta di Bibi, Babidi. Ah, sì? Non È ci sarà. vero. Ok, È attenzione vero. ragazzi, perché poi gli altri non ci sono. Ah, sì? Vabbè, in caso fusione. Invece i figli, i nostri padri, Non sono si due può. guerrieri imbattibili. Guarda che quel tipo già bello e secchito. No, un parere giusto, io volevo vederlo. Non ho idea di come sia fatto il palo. D'accordo, allora cerchiamo di aumentare la velocità. Però Però lo capisco. è bellissima sta cosa che Trunks e Goten sono fiduciosissimi del fatto che i loro genitori siano i più Sì, forti al ma mondo. secondo me rispecchia anche un po' quello che pensano i figli dei propri genitori. Perché Brava, ci sta, è vero, alla è fine tu, vero. per te, il tuo genitore è invincibile, può Il tuo fare papà, sì. tutto. È tuo papà e la tua mamma. La tua mamma, sì. E Però sì, quindi però papà rappresenta si sta combatte cosa. così, cioè, ci sta anche, dici, forte proprio fisicamente. Sì. È vero, è vero. Altri, i più temerari, sono rimasti per assistere allo svolgersi degli eventi. Pensa, c'è gente che è Tutti rimasta. si chiedono. Beh, ma alla fine anche qui, a me piace Dragon Ball perché rappresenta anche molto bene i comportamenti dell'essere È umano. vero. L'essere umano, se vede due che si stanno... Sta lì, guarda, guarda anche solo quante storie trovi su TikTok. C'è il coglionazzo che filma, ma mentre due magari si stanno picchiando, no? Vabbè, in Riesce a questo caso intervenire. non puoi intervenire, ovviamente, però nella Direi. quotidianità dell'essere umano, vedi due che si stanno ammazzando, Sì. cioè magari non ammazzando, ma si stanno dando le botte, cerca di fare qualcosa, chiama la polizia. Invece no, oh, e poi lo posto su TikTok, coglionazzo. E quindi in realtà mi piace molto Dragon Ball anche per sta roba, perché... A tutti sti che anche la cosa prima di Goten e Trunks, del fatto di vedere il genitore sempre imbattibile, fortissimo, e questa cosa qua del fermarsi a guardare. Cioè, è vero, facciamo così, siamo stolti, cioè, lo so. No. Sì, sono d'accordissimo. Vegeta con dietro Mister. Ma poi cosa sta lì dietro a Che fare? cosa facciamo, Mister Satan? Che cosa intende dire? Non la seguo. E sei fortissimo, hai appena vinto, Fammi appunto. vedere chi sei a quel presuntuoso! Sei
Una pussy. Anche qua, dopo che Vegeta ha spaccato il questo sarà un episodio di 50 minuti. Ha spaccato l'intero palco, ha ucciso un sacco di persone. Tu, voi veramente credete che Satan possa fare qualcosa? No, infatti. E è vero che noi lo vediamo da altri occhi, nel senso che sappiamo che loro sono fortissimi, però otticamente, cioè immaginati di essere lì, questo tizio appena vinto il torneo mondiale è fortissimo, ti arriva uno che ti spacca con un'onda di energia tutto il palco, non passerebbe mai per la testa che quell'altro sia in grado di farlo, no? In effetti sì, è vero, perché non hai mai visto Mr. Satan fare una cosa appunto, del genere. Appunto, cioè, o mi stupisci, ma non crederei mai, mai, mai. Ma è la loro unica speranza. È come se sai. Mi arriva dentro un pazzo con un mitra, inizia a sparare tutti, e mi aspetto che lui lo prenda l'arma e gliela spacca in due. Ma dove? Cioè, vabbè, però sì. È vero, mi sto solo concentrando troppo su quello che è realtà. È comunque un anime, è comunque invenzione. È comunque... No, ma non è del tutto falso, hai ragione, perché è comunque... Boh, io lo posso spiegare che magari... cercano una speranza, no? E l'unica loro speranza è Mister Satanza. Ok, così ci sta. Penso, no? Però d'altra parte mi chiedo perché siete rimasti allora, andate via. Boh, vabbè. Perché sono stolti. Comunque sì, probabilmente saranno 5 episodi di... No, non lo so, vediamo. Di? Di Vegeta e Goku. No, io intendo sarà lungo perché stiamo commentando un sacco, però ci sta, è giusto. Ah, ok. Penso che le reaction sono per quelle, no? Certo. Coraggio, maestro! Lei è il campione, no? Sì, ha ragione. E non sono certo il tipo vai. Che di fronte al pericolo. Voglio vedere. Vai. Vai tu! Madonna, fallo fuori, Vegeta, ti prego. Tu, tu. Non fare il finto tonto con me, capito? No. Allora, chi ti credi di essere? Fallo fuori, ti prego. Oh, no, Mister Satan. Cambia atteggiamento. Oh, probabilmente non gliene frega niente a Vegeta, vuole solo battere Goku. Colui che fra voi due uscirà vincitore avrà la fortuna di diventare il mio vettore. Che vuoi fare, caro? Non gli frega niente, immaginavo. Mm. L'unico suo interesse è... Devo cercare di farlo ragionare. Se fossi Bulma mi metterei... Amore! Cazzo a me! Sì. Ragiona! Cioè, è palese. Se vedessi te, no? Che sei tutto fuori di te. È palese, no? Cercherei veramente nel mio cuore, perché comunque anche Bulma penso che provi, abbia dei forti sentimenti verso Vegeta. Cioè, proprio direi... Torna in te, per l'amor di Dio. Cerca, combatti con la testa. Secondo me ce sì. La puoi fare. Vero. Non riesco a convincermi... Che tu sia finito sul serio sotto l'incantesimo di Babidi. No, eh? Oh mio Dio! Ma non c'era più le persone adesso, ma... Ma... Cioè, pure vicino a sua moglie o la... La sua donna. Sì. Questo è iconico. Comunque fuori. Ma non c'erano... Cioè, spero che almeno un po' le persone... No, li ha ammazzati. Ah, mo? Sì, ma sì. Ma sono ricoglioniti comunque. Cioè, qua se lo meritano. Anche loro, sì. Goku non ci crede. Questo non dovevi farlo. Adesso smettila, basta, vero? Grande God! Levati dai piedi! Oh, oh. Con l'aria. Oh, mio Dio! C'è, è fortissimo. Facciamola finita. Non credo di avere molte alternative. Eh no, per dovrà forza. Combattere contro di noi. Oh, sì! Che stile. Poi Goku così puro, pulito. Sì. Vegeta sembra che si è drogato, senza cazzo. Senza neanche... Ah, oh, incazzarsi proprio. Sì. Bellissimo. Non capisci, è proprio questo che Babidi vuole ottenere. Faresti il suo gioco. Ma come fa praticamente a succhiargli l'energia da qua che non ha quel suo aggeggino? Lo fa con la sua sferetta ancora? No, perché praticamente lo fa da lontano, lo può fare anche da lontano. Qualsiasi danno che un guerriero di Babidi reca a un altro guerriero forte viene assorbito. Maledetto, ok, questa la rende difficile. Quindi cioè... ogni colpo che prende Goku avvicina la chance che si risvegli, immagino. Oddio, questa qua è difficile anche perché Goku ha un sacco di energia, basterebbe proprio la sua così per risvegliare Majin Buu. Mm. Complimenti, Vegeta. Sei arrivato addirittura a farti manovrare da un folle pur di affrontare. Oh, guarda, colpito! Vegeta. Colpito qua! Ma come sarebbe? Era l'unico modo per farti combattere seriamente contro di me. C'è un piccolo ostacolo al nostro scontro decisivo. Tu puoi restare qui soltanto poche ore. Non pensa solo a quello proprio. Sarebbe questa la ragione che ti ha spinto ad agire in modo così sconsiderato. Ah? Non accetto di essere giudicato!
Beh, un po' la ragione l'ha persa, comunque. Sappiate che questo significa tutto per me. Karoth, con le sue manie di grandezza, ha osato superarmi in potenza. Troppo! Orgoglio il suo principe, vantandosi della sua grande superiorità fisica. Sì, però, cioè, scusa. Adesso io non so cosa abbia fatto Vegeta nella sua vita, cioè nel senso... Ma Goku è fin da quando è piccolo che si allena costantemente. Cioè, se la merita la sua forza. Tu sei nato forte, sei nato il principe dei Saiyan, oddio, si spacca anche lui, non voglio dire che Vegeta non si adesso sì, proprio non si allena. Sì, adesso ti stai impegnando, allenando, però troppo! Ha osato essere più forte! Mamma mia, qui è proprio l'orgoglio del principe dei Saiyan. Cioè qua è puro, solo orgoglio. Assolutamente, aspetta, voglio dire una cosa. Hai ragione, Goku si è sempre allenato. Vegeta, allora, il primo incontro di Goku e Vegeta sulla Terra, Vegeta era molto più forte nonostante che Goku si sia allenato, ok? Sì. Da lì in poi, ogni volta Goku era superiore a Vegeta. E anche loro a volte si sono anche allenati per lo stesso periodo, no? Esempio la stanza del tempo, ti ricordi? Però Goku si è sempre allenato meglio di lui. Cioè in qualche modo... Questo penso che sia dovuto al fatto che lui ha esperienza nell'allenamento e nel combattimento. Perché essere. Lui comunque ha un bel bagaglio di esperienza anche solo nella lotta, che non è una cosa scontata comunque. Perché tu puoi avere tanta forza fisica ma poi non essere capace a lottare. Certo, ma secondo me è dato dal fatto che... Magari lo fanno, non lo so, magari lo fanno per un motivo diverso. Goku lo fa perché lo ama. Cioè, lui proprio quando trova un avversario più forte è emozionato, è gasato, è tutta la sua vita questo. E, no? e poi lui punta sempre a diventare più forte. Perché migliorare se stesso. O il miglioramento è continuo. Sì, migliorare se stesso. Invece Vegeta lo fa per odio, l'unico scopo. Sì, odio verso Goku, rabbia. E guarda come si è allenato con Trunks nella stanza, cioè suo figlio non lo cagava di striscio. Sì. Perciò io credo, e questo lo rende inferiore a Goku. Difatti nel Super oggigiorno si vede che sono lì, perché Vegeta adesso non lo fa più per battere Goku, lo fa per migliorare se stesso. Sì. E ok. Però qua il metodo è sbagliato, difatti ragazzi, rispecchia molto la realtà, perché non sembra che se tu fai le cose... L'importante è la motivazione, però se le fai che dopo sei sereno... E le fai perché le ami. Esatto. Il risultato arriva. Invece se lo fai per odio, così dopo diventi frustrato e fallisci. Se lo fai solo per superare qualcuno, per dimostrare che ce la puoi fare, non serve a niente. A volte funziona, ma maggior parte delle volte fallisci. E questo è un bel esempio che appunto dimostra, cioè due differenti persone che hanno fatto la stessa cosa, ma in due modi diversi, hanno raggiunto due livelli diversi. Sì, sono d'accordo. Questo secondo me spiega perché Vegeta è così frustrato. Non si riesce a spiegare perché lui, nonostante allenandosi così tanto, non riesce mai a essere superiore a Goku. È per questo che è così frustrato e gli interessa solo questo, secondo me. Da quella volta sul pianeta di Namek e da quella volta dopo l'allenamento della stanza del tempo, secondo me non riesce a darsi pace. Cioè non riesce a darsi pace e ci pensa ogni giorno in mente. Sì. Per come ha fatto lui. Questa è la spiegazione che mi sono dato anche vedendo Dragon Ball la prima volta. Sì. Però non giustifica il fatto che ammazza delle persone. Assolutamente. Utilizza questi metodi, tutto qua. Assolutamente, ingiustificabile, sì. Sono d'accordo. Ok. Come se non bastasse, una volta mi ha addirittura salvato la vita. Cioè, vedi come ragiona. Non accetterà mai. Cioè, lui invece di dire grazie mi ha salvato la vita, lui si sente inferiore perché gli ha salvato la vita. È proprio... Sì, sì, e qua dimostra che con tutta sta rabbia, adesso mettiamo, guardiamo il video, cioè è come se abbia tirato fuori tutta quella rabbia repressa che provava anni. Esatto. Ascolta, Babidi, devi portarci in un luogo deserto, hai sentito? Bravo. No, un momento, dovrei prima vedertela con me, hai capito? La prego, Kaioshin, non mi renda tutto più difficile. Voglio solo che capisca che sono pronto ad andare fino in fondo. Quando si mette in testa una cosa è inutile tentare di fermarla. Questo è vero. E Saiyan, che disegni, ragazzi. Sono certo che quando si sarà calmato capirà le mie ragioni. Fa pure come vuoi. Ora sono tutto tuo, Vegeta. Porca miseria, così. Sono spariti!
Che spettacolo! Non sapevo più nulla, com'è possibile? Sì. Spero tu sia soddisfatto del posto. Lo sono. Non farlo, papà, ti prego! A questo punto non si può più tornare. Si è rotto il cazzo, Kaioshin. Avevo capito. Voi due combattete pure senza preoccuparvi di nient'altro. No, però. Nel frattempo io e Gohan romperemo il passaggio di questo livello e scenderemo nella sala comandi a confrontarci con Babi e Dakua. Yeah. Sei tutto matto. Io non te lo permetterò mai. Coraggio, Vegeta, fermalo tu, fallo fuori. Oh, ascolta, devi eliminare Kaioshin. Non deve essere facile comunque. Ah, sì. Di nuovo la magia di Babidi. Lei può venire! Sta zitto! Come? Stammi a sentire, simpaticone! Non mi importa niente di ciò che vuoi fare di loro! Io sono il principe dei guerrieri Saiyan! Non so se mi spiego! Anche se il mio corpo e la mia mente sono sotto il tuo controllo, il mio orgoglio mi impedisce di eseguire i tuoi ordini! Sono stato chiaro! Bella! Non molla il suo orgoglio. Incredibile, c'ha l'orgoglio più grande della sua persona. Cioè, sì, sì, quando sì, l'orgoglio sì. È più grande anche della tua mente, di te, sì, di sì, tutto. Sì, 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 sì. Non immaginavo che avessi tanto a cuore questa resa dei conti, Vegeta. Mi permetto comunque un suggerimento. Sarà meglio aprire il passaggio del terzo livello prima che quei due lo rompano. Una scossa troppo violenta potrebbe rompere la sfera di Majin Buu. Darbola è sveglio comunque. Sì, hai ragione. Sì, sì. Farà, ha fatto tutto Darbola. Uno stratega, un pianificatore. Sono rimasti due fagioli magici. Mangiane uno prima di andare. Hai perso parecchia energia durante l'ultimo combattimento. Tieni. Grande. Arrabbiati, figlio. Arrabbiati più che puoi. Sì, ci proverò. Tirati fuori. Se seguirai il mio consiglio, nessuno al mondo ti potrà battere. Ha sempre avuto ragione. Beh, è ora di muoverci. Possiamo cominciare. Ho atteso a lungo questa occasione. Non voglio che la mia energia si disperda attraverso le ferite e finisca nella sfera di Majin Buu. Quindi facciamola finita subito, con un colpo solo, d'accordo? Non vedo l'ora di mostrarti i frutti del mio severo allenamento, amico. Mamma mia! Hai molta più potenza di tuo figlio, ma la cosa ormai non mi spaventa più. Sto pensando in due. Anche lui? Io? È la prima volta che lo vediamo. Sì, sì. Poi i capelli di loro sono un po' sì, cambiati. Sono più... Ok, sì. Preparati a tornare nell'aldilà! Che bastardo! Che dire, abbiamo già detto tanto. Mamma mia, sì, abbiamo parlato un sacco. E quindi niente, in realtà io non ho niente da aggiungere. No, io voglio dire che sono proprio due fighi incredibili. Cioè, come fai da bambino a guardare questo e non gasarti? Cioè, ma pazzesco, ma anche adesso, però... Pazzesco. Certo, inevitabile. E niente, aspettiamo... Cioè, passiamo subito alla prossima, sì. Direi, guardiamo l'incontro. Sì, esatto, ragazzi. Noi, appunto, ci spariamo subito altre due puntate. E abbiamo detto tanto questa puntata. Lasciate un bel like, lasciate un bel commento su cosa ne pensate anche voi. Mi raccomando. E, appunto, se volete passare a vedere 10 episodi più avanti, su Patreon siamo sempre avantissimo. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, ragazzi.